Massimo diceva, questo è anche un film del disincanto, no? Del disillusione, malinconia, però mi viene da pensare che è importante per un attore avere sempre, non dico il fanciullino di Pascoli, però una parte bambina, una parte giocosa. E quindi vi volevo chiedere se, com'è il vostro fanciullino? Avete ancora questa parte giocosa e come si fa a tenerlo in vita e a non cedere appunto al disincanto, alla malinconia, ma tanto. In realtà facciamo fatica a tenere schiacciato il fanciullo che c'è in noi, è esattamente il contrario. Per cui niente, questo fanciullo è molto grande dentro di noi, è tutto il resto che deve fare i conti con questo È come ad fanciullo. avere dei superpoteri, no? Devi Esatto. dominarli. Come Il fai? fanciullo che c'è in noi è il nostro superpotere che devi dominare, perché se esce sempre diventa un Un disastro. disastro. Detto tutto, poi capito se faccio la figura di quello che non sa niente, però è così. No, allora questa battuta era di Giacomo, gliel'ho rubata, gli ho tolto le parole di bocca. Allora Giacomo chiede, perché tu dici una cosa nel film che mi ha fatto riflettere, nel senso che nella vita per avere le cose importanti bisogna fare dei sacrifici, magari quello è un tipo di mentalità. Ecco, come per esempio ti rapporti a quel tipo di mentalità? Lavorare, produrre, fare sacrifici. È vero che si devono fare dei sacrifici o compromessi piuttosto? Penso di sì, penso che i sacrifici vanno fatti. In quel momento del film, è un dialogo tra me e mio figlio che è come se mi rinfacciasse, certe cose, no? E lì ovviamente è complicato, è pur sempre un film questo, no? Però appunto è vero che bisogna fare dei sacrifici, però nel contempo bisogna stare attenti a non sacrificare tutta la vita a certe cose, ma forse bisogna rivolgere attenzione di più alla genuinità dei rapporti, però Secondo me c'è un'altra cosa nel film che è quello che vogliono i padri dei loro figli. E sì. questo mettere sui figli tutto questo peso, e il figlio probabilmente magari lo subisce fino a una certa età, dopo che esplode, ed è un po' il rapporto che sembra che sia di lì tra padre e figlio, in realtà c'è qualcosa da mettere a posto che è ognuno ha bisogno della propria vita, dei propri spazi, per cui Ma è una cosa. quando avete deciso appunto di recitare, di fare teatro, cinema, Sì. cabaret, cioè, le vostre famiglie come l'hanno presa? O avevano in mente No, famiglie o come i noi non genitori? eravamo, I genitori? ai genitori, Ai nostri sì, genitori? perché Qualcuno no, magari dice voglio che tu fai il dottore, certo. tu l'avvocato, tu fai il commercialista. No, io devo dire che sono stato fortunato che i miei genitori mi hanno lasciato fare perché facevo un lavoro molto molto decente, cioè, lavoravo in ospedale, facevo il caposala, quindi è stato un po' un salto nel buio. I miei non erano contenti, però mi hanno lasciato fare, quindi quello è stata una cosa che ho apprezzato Lui non aveva molto. mai fatto niente Anch'io. nella vita, non aveva fatto Tu niente che indietro, ma facevi, quando dice, Giovanni? finalmente fai qualcosa anche. Dicono così in realtà Non ha mai Che fatto facevi? Niente. niente. Non si Tante cose. ricorda Ah, niente. posso È dirlo, generico, tante non cose. sa, non sa E devo dire che i niente. miei genitori mi hanno lasciato veramente campo Studio, libero. non, Avranno non detto voleva non fa niente studiare, non adesso e voleva lavorare, speriamo. non voleva fare nulla. Io lavoravo, studiavo, facevo un sacco di cose, Sì, però male. male, vabbè, però le facevo. E Malissimo. quindi. Però la Vai, vedi, mi recitazione Però questa, chiamava. siccome era nata Sì. una bambaccia, qualsiasi cosa posso dire. E tu Aldo come Io, mia mamma ha fatto di tutto per farmi entrare alla SIPA, dando anche dei soldi sotto Sì, per banco, la facendo vecchia regali. Telecom. Dice, signora, non posso, suo figlio è proprio legato. Ma per favore. Non so se si è anche concessa per me. Comunque, sta di fatto che mia madre ci teneva tanto al posto fisico e sono entrato alla SIP. Sono entrato alla SIP e Non dopo si 2 anni sa come. che ho subito questa cosa qui del posto fisso, a un certo punto avevo bisogno di fare la mia vita. Dicevo, non posso vivere qui tutta la vita. E quindi mi ho dato le dimissioni, tanto che mi volevano bene, il capo reparto mi voleva bene, e ho detto, guarda, faccio finta di non averti sentito, se vieni la prossima settimana che sei proprio deciso, allora prendiamo provvedimenti. Io sono ritornato la settimana dopo, ho detto, no, ho proprio deciso che do le mie dimissioni, e per cui
accettate e da lì è cominciata l'avventura. Poteva diventare amministratore delegato della Telecom. In realtà, quando io ero in SIP, già facevamo delle cosine io e lui, perché insomma la scuola era serale e poi insomma, per cui avevo deciso di fare questa cosa qui con Giovanni, perché già comunque era un anno e più che comunque facciamo queste cose insieme e sentivo che era ci dava soddisfazione. Mm-hmm.